Carissime nerdiane e carissimi nerdiani, eccoci in un nuovo video. Ebbene sì, oggi parleremo di Neo Geo CD su Mister FPGA. Ma prima di iniziare volevo ringraziare Federico del canale Telegram Mister FPGA Italia che ci ha suggerito e ci ha consigliato come fare il tutto. Per prima cosa dovete aggiornare con lo script update all la vostra Mister, di modo che scaricherete il nuovo core, l'ultimissimo core Neo Geo CD. Dopodiché andrete su questo sito, link in descrizione, per scaricare il BIOS o BIOS per Neo Geo CD. In questo modo potremo sfruttare il Neo Geo CD Z e la sua 4x velocità. Scompattate il file e per il momento lo teniamo in parte. Dopodiché con FileZilla ci colleghiamo alla nostra Mister FPGA tramite FTP e andremo a caricare il nuovo BIOS all'interno della cartella. Attenzione che il file BIOS va collocato all'interno della cartella situata in Media USB 0 Games Neo Geo nel mio caso, quindi nella cartella dove sono collocati i giochi Neo Geo. Una volta fatto questo, riavviamo la nostra console, facciamo partire il nostro core Neo Geo, quindi non tenete bada degli altri core installati, quindi facciamo partire Neo Geo MVS AES, l'ultimissima versione, perché ci sono da fare alcuni piccoli passaggi. Facciamo partire un gioco di Neo Geo CD e in questo caso il boot non sarà Neo Geo CD Z. Difatti è ancora Neo Geo CD. Una volta fatto questo, dobbiamo impostare tramite il menu della nostra Mister. Bisogna impostare correttamente il nostro Neo Geo CD. Quindi dobbiamo andare a impostare CD Tape in modalità CDZ. Il BIOS, bisogna inserire UniBIOS. Il CD Speed lo portiamo a 4x. Dopodiché bisogna impostare l'autosave e ovviamente salvare le impostazioni. Una volta fatto questo, per essere sicuri che tutto sia stato salvato correttamente, facciamo un bel reset. In questa maniera controlliamo che le impostazioni del nostro core siano effettivamente state inserite. Attenzione, parte ancora la versione precedente del Neo Geo, che è classica CD. Ma per far partire la versione corretta, quindi CDZ, una volta verificato che è tutto salvato, eseguiamo il gioco. E come potete vedere, ecco qui il boot di Neo Geo CDZ con l'UniBIOS caricato, che è il 3.3. Una volta entrati nel menu, bisogna premere il tasto Select. Premendo il tasto Select si apre questo menu dove sceglierete la regione, ma la cosa più importante è il sistema deve essere CDZ. In questo modo il gioco partirà correttamente. Mi raccomando, premere tasto C del vostro joypad per confermare il tutto. E come potrete notare, la velocità di caricamento è nettamente superiore. Ed ecco qui il gioco partito correttamente. Ovviamente non è che tutte le volte che si esegue il Neo Geo devo fare tutta questa trafila.
Una volta impostato e salvato, non faccio altro che far partire il mio gioco CD, quindi su supporto CD, perché le impostazioni sono già state salvate correttamente. Quindi il gioco successivamente e i giochi che farete partire successivamente andranno al primo colpo. Non c'è bisogno di rifare tutto da capo ogni volta che si eseguiranno nuovi giochi. Il video termina qui. Volevo ancora ringraziare Federico, l'iscritto al canale Telegram di Mister FPGA Italia, per averci suggerito come poter fare tutto ciò. Detto questo, se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale, attivate la campanella, un like se vi è piaciuto e per i commenti qui sotto. E come sempre, noi ci rivedremo al prossimo video.